preparato queste quattro righe per ringraziarvi dell'anno meraviglioso che ho passato a Rita Levi di Montalcini e vorrei 5 minuti del vostro tempo. Vi leggo questi miei piccoli pensieri. Ragazzi, carissimi ragazzi, vorrei salutarvi ad uno per la vostra simpatia e per la vostra carica, che hanno risvegliato in me il dono dell'insegnamento. Che dono è essere insegnante, avere davanti a sé una ricchezza grande come quella del cuore dei giovani. Vorrei ricordare a tutti coloro che hanno iniziato l'avventura gioie e tristezze, soddisfazioni e fatiche, momenti di crescita e caduta. Speranze e timori non mancano mai quando si vive e ancor più quando si avvicinano alcune prove come l'esame di Stato. La gioia di essere stati insieme e ora accompagnati immancabilmente anche da una patina di tristezza per una stagione che è finita. La scuola assomiglia per molti versi alla vita, è costituita da fasi o, se vogliamo, età. Quando ne inizi una, ti senti piccolo, guardi gli altri che ti sembrano grandi e poi rapidamente, senza accorgertene, arrivi anche tu alla fine del percorso, provando la bellissima sensazione di essere grande. Ma ti accorgi, poco dopo, di essere solo all'inizio di un'altra fase. Allora ricominci da capo, ti senti di nuovo alle prime armi, riprendi il cammino per arrivare al traguardo che diventerà solo un nuovo punto di partenza. Così accade a scuola, nel passaggio alle elementari, alle medie, poi alle superiori e infine all'università. Così accade nella vita, si cresce e a un certo punto, quando ti senti grande, scopri che stai solo entrando in un'altra fase che ancora non conosci. Vi ricordo la frase di Vincent van Gogh: sai tu ciò che fa sparire questa prigione. No, va bene, va bene. Va avanti, va avanti.